Ci spostiamo al Teatro del Cestello di Firenze, dove è in programma una serata importante per il presente ma anche per il prossimo futuro della città. Siamo pronti a collegarci con il nostro Giorgio Giuliano. A te Giorgio, prego. Sì, buonasera a te Massimiliano, a telespettatori del TGT. Parte una nuova iniziativa qui di Italia 7 con il nostro direttore vulcanico Fabrizio Manfredini da questa sera qui con un appuntamento che probabilmente sarà mensile, chiamata al centro, una riunione fra amici per parlare appunto della centralità, delle proprie idee, delle proprie testimonianze, della propria vita. È qui che ci troviamo nella zona proprio centrale di San Frediano, la Basilica straordinaria del Cestello. Fabrizio. Tutto te, posso andare via? No, no, è vero, è un nuovo appuntamento, come sai noi siamo sempre in movimento, quindi ci piaceva creare qualcosa di strutturato un pochino per parlare di come raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni. Noi tutti ancora abbiamo i sogni nei cassetti, a volte non realizzati, quindi parlare di centro, di fare centro nella vita è una cosa importante. Come? È difficile, però dobbiamo provarci sempre, tutti e comunque. Ma questo è il sogno di Fabrizio Manfredini e tutti insieme, insomma, con gli amici che conoscete già, i volti noti anche di Italia 7, ma non solo, che si alterneranno durante questi mesi per cercare di accentrare appunto questa problematicità che esiste sul nostro territorio e nella vita, diciamo, privata o pubblica. Sì, diciamo, allora, intanto chiariamo una cosa, no? Perché qui non si tratta di far politica o non far politica, perché tutti vogliono fare politica, tutti stanno facendo partiti di nome centro, noi centro, loro centro, tutti al centro. No, centro è l'obiettivo, noi vogliamo fare centro, nel senso vogliamo aiutare le persone parlando con incontri come questi in un teatro, perché il teatro è libero, è libertà di espressione, e attraverso degli incontri così, dove si parla anche di arte, di cultura, dove ci sono anche delle recite straordinarie. Stasera ci sarà Andrea Buscemi che reciterà Dante, quindi l'inferno, no? Dall'inferno si può arrivare dove? A Paradiso. Beh, e poi abbiamo Dino Mancino, quindi Dino Mancino con la musica ci accompagnerà. Certo. Io però vi devo lasciare, perché siccome siamo working progress e comincia fra pochi istanti, quindi insomma c'è Massimiliano. Mugnaini a fare il TG. Sì. Visto, ha fatto centro anche lui. A dopo. Da qui dal Teatro del Cestello allora vi restituisco la linea, poi maggiori dettagli nei nostri servizi nei prossimi giorni. Grazie a Giorgio Giuliano, grazie anche al direttore Fabrizio Manfredini.